per la serie primi hacker della storia, oggi ci catapulteremo nel 1959, al Techmodern Railroad Club dell'MIT, ed incontreremo Steve Russell. Steve è stato uno tra i primi hacker della storia e scrisse uno tra i primi videogiochi, il primo munito di gamepad collegato. Il videogioco si chiamava Space War e girava su un PDP-1, ma scopriamo in questo video come fu andata. Il Techmodern Railroad Club dell'MIT era un club esclusivo. Come abbiamo già visto, al cui interno vi erano personaggi speciali e bizzarri. Di solito non erano persone alte, non erano atletici, molti di loro indossavano gli occhiali e avevano con buona probabilità di avere un regolo in tasca, piuttosto che un biglietto con dedica da parte di una bella ragazza. Siamo alla fine degli anni 60, i calcolatori tascabili non esistevano, e nemmeno le calcolatrici, e i grandi computer erano completo appannaggio delle grandi aziende e del mondo accademico. Il club era rivolto a degli appassionati di modellismo ferroviario che ben presto divennero i primi hacker, persone che volevano capire come funzionavano le cose guardandole dentro e quindi erano talmente nerd da inventare il proprio linguaggio tecnico, incomprensibile a tutte quante le altre persone. Quel linguaggio tecnico che gettò le basi a quello che poi divenne il famoso Jargon File. Tra questi c'era anche Steve Russell, l'inventore del terzo videogioco mai creato, ma il primo che disponeva di un gamepad. Steve era un ragazzo minuto ed era appena arrivato al Techmodern Railroad Club. Parlava poco, aveva gli occhiali e i capelli corti. Nonostante fosse di fatto un pivellino, si era però già guadagnato una certa attenzione, una certa fama, grazie ad aver collaborato con il celebre professor John McCarthy, uno dei pionieri del campo dell'intelligenza artificiale e dell'informatica, nonché inventore del linguaggio di programmazione Lisp. Nell'estate del 1961 la Digital Equipment donò all'MIT il PDP-1, un nuovo computer che, comparato con il vecchio IBM 704, il famoso gigante goffo, come veniva chiamato, ed il TXO che disponeva l'università, era molto ma molto più piccolo. Pensate che aveva la dimensione di una macchina familiare, insomma non è che era proprio tanto piccolo. Intanto Russell lavorava sui progetti incessantemente, anche se gli fu dato il soprannome di Slug, ovvero lumaca, ma a dispetto di tale soprannome era una persona sveglia, energica e amava leggere i libri di fantascienza ed era un gran fan del Dr. Savage, un personaggio che ricordava molto Flash Gordon, ed era un appassionato ovviamente di modellismo ferroviario. Proprio dalla sua passione per i libri di fantascienza che ebbe quella grande fulminante idea, l'hack della sua vita, ovvero decise di scrivere un videogioco interattivo ambientato nello spazio. La sua proposta generò una certa eccitazione all'interno dei membri del club. Purtroppo però furono loro stessi a creare dei problemi a Russell, poiché nei mesi successivi chiesero continuamente al ragazzo quando il videogioco sarebbe stato ultimato. Infatti gli altri membri del club iniziarono a lamentarsi che il progetto di fatto fosse una perdita di tempo. E quindi Russell diventò via via sempre un pochino più frustrato e demotivato, era ovvio. Fu Alan Kotok, uno dei membri più anziani del Techmodern Railroad Club, che si prese carico di spingere Russell e quindi finire il suo lavoro. E lo fece davvero in modo ineccepibile quando Russell gli disse che gli serviva una routine per gestire il seno e il coseno. Kotok andò direttamente alla Digital Equipment, che aveva appunto donato in precedenza il PDP, e chiese a loro di fornirgliela, e gliela fornirono. A Russell servirono 6 mesi e 200 ore di programmazione per completare il lavoro, la prima versione del gioco, che era di fatto un semplice duello di navicelle spaziali. I giocatori potevano controllare la propria navicella, le proprie navicelle, attraverso gli switch costruiti per il PDP-1, e quindi potevano controllare sia la velocità che la direzione delle navicelle, le quali potevano anche sparare dei torpedo e quindi colpirsi in maniera veramente importante. Il gioco si chiamò Space War. Nel tipico stile del Techmodern Railroad Club, gli altri componenti del gruppo migliorarono di fatto Space War. Alcune delle modifiche introdussero di fatto anche degli elementi importanti e imprescindibili, come adesso vedremo, del gioco stesso. Quando Space War fu ultimato, aveva un'accurata mappa stellare, bellissima, pensate che siamo in quel periodo, ovviamente non i giochi di oggi, con un suo proprio campo gravitazionale sulla parte frontale, dove venivano di fatto i combattimenti tra le varie navicelle. I giocatori migliori sapevano accelerare nei pressi del campo gravitazionale del grandissimo Sole, girarci attorno e prendere di fatto i giocatori meno esperti di sorpresa e quindi vincere la propria partita. Un'altra introduzione importante e interessante fu quello del salto nell'iperspazio, cioè pensiamo queste cose, erano gli anni 60, che consentivano di fatto a un giocatore intrappolato appunto di saltare nell'iperspazio, però ovviamente
ritrovarsi in un punto a caso all'interno della mappa stellare, quindi anche vicino al Sole, e quindi perdere la partita. A parte questi ritocchi, la versione iniziale di Russell rimase intatta, ma il Tecmoder Rai Road Club, però non soddisfatto, decise di introdurre un'ulteriore fantastica miglioria, di fatto inventando un'altra fondamentale novità per il mondo del gaming. Alan Kotok e Bob Saunders, stanchi dei gomiti dolenti a causa degli switch che devono essere premuti costantemente per controllare il gioco, di fatto erano i controllers del PDP1 che non è che erano stati progettati per il videogioco, inventarono il primo controller. Questi hacker in quel momento avevano di fatto inventato il gamepad, quello che oggi troviamo su tutte quante le console dei videogiochi. Sebbene il primo videogioco venne realizzato nel 1952 e si chiamava OXO, ovvero il famoso filetto, il secondo nel 1958 e si chiamava Tennis for Two, Space War fu il primo ad essere dotato di un vero controller. Ma i PDP non erano dei calcolatori usati dalla gente comune e quindi i videogiochi di fatto in quel periodo non interessavano nessuno. Infatti Russell da Space War non guadagnò nemmeno un solo dollaro, e non come i best sellers per la PlayStation o per l'Xbox di oggi. Steve Russell non si laureò mai, ma decise di seguire un professore alla Stanford University per incontrare negli anni 70 un altro mago dei computer, un certo Bill Gates, che di fatto nel suo futuro avrebbe avuto una certa confidenza con il mondo dei crash. Red Hot Cyber è un canale che parla di sicurezza informatica e di tecnologia ed è presente su LinkedIn, Facebook, Telegram ed Instagram. Iscrivetevi in modo di rimanere sempre al corrente delle pubblicazioni giornaliere. Potete inoltre guardare altri interessanti video proposti nel canale YouTube e mi raccomando, cliccate in basso per iscrivervi al canale e sulla campanella in alto per rimanere sempre aggiornati sulle pubblicazioni che verranno effettuate. Red Hot Cyber, conosci il rischio per starne lontano. Arrivederci!